siate grandi perdonatori, perché chi non sa perdonare è come i dottori della legge citati nel Vangelo, è un grande condannatore, sempre ad accusare. Si rivolge in generale a tutti i confessori, Papa Francesco, con questa esortazione contenuta nell'omelia della messa celebrata con i frati minori cappuccini, giunti da varie parti del mondo, in occasione del pellegrinaggio giubilare delle spoglie di San Pio da Pietrelcina e di San Leopoldo Mandic. Due testimoni della misericordia, entrambi grandi confessori ed entrambi appartenenti all'ordine religioso che ha le sue radici in Francesco d'Assisi. E proprio ai cappuccini, nello specifico, il Papa chiede: non stancatevi di perdonare. Il confessionale è per perdonare. E se tu non puoi dare la soluzione, faccio questa ipotesi, per favore, non bastonare. Quello che viene a cercare conforto, perdono, pace nella sua anima, che trovi un padre che li abbracci e gli dica: ma Dio ti vuole bene. Bergoglio prosegue riportando quello che a volte si sente dire: io non vado mai a confessarmi perché una volta mi hanno fatto queste domande, ma se questa persona si avvicina, osserva il Papa, è perché vorrebbe cambiare, essere un altro, e non è necessario fare delle domande. Il perdono, ma il perdono è un seme, è una carezza di Dio. Avete fiducia nel perdono di Dio, ma siate uomini di perdono, di riconciliazione, di pace.